Benvenuti a Monza, tempio della velocità, tredicesimo round del campionato di Formula 1 by Formula Nation. Siamo con la Red Bull RB13, vettura vincitrice l'anno scorso, pilota Simone Casciaro. Illustriamo questo fantastico circuito, il circuito con la media oraria sul giro più alta di tutto il calendario. Si arriva a curva 1, 330-340 km/h, si stacca 110 metri, terza, poi seconda per la prima variante destra-sinistra, una prima variante che ha subito tante modifiche nel corso degli anni. Si esce dalla prima variante per andare a inserire la macchina in curva grande o curva Biassono, lunga destra che si affronta in pieno, finisce il primo settore e inizia il secondo. Il secondo inizia con una curva, una chicane difficile, la roggia sinistra, destra, attenzione ai cordoli che sono molto alti, si deve sfruttare anche bene il cordolo all'esterno. Poi l'ESMO 1 e l'ESMO 2, anche queste due curve modificate con il passare degli anni, sono diventate molto più strette e molto più difficili. Attenzione qua a non sfruttare troppo il tappetino sintetico, si rischia di perdere il posteriore. DRS che si apre nella seconda zona, poi finisce il secondo settore, vettura che arriva sui 320 km/h per la variante Ascari, forse la curva più bella di tutto il tracciato. Sinistra, destra, poi di nuovo sinistra, si sfrutta tutta la pista anche oltre linea bianca in uscita, poi ancora lunghissimo rettilineo che porta all'ultima curva, si frena ai 50 metri per inserire la macchina in parabolica, una curva che si affronta in quinta, poi sesta marcia, si mettono tutte le marce fino all'ottava. Questo è il circuito di Monza, ci vediamo questa sera in diretta con Formula Nation.